Buonasera, siamo al solito appuntamento, Gigi Romano e Peppe Di Guida vi danno i benvenuti a questa puntata. Questa puntata tratterà un argomento molto serio, un argomento che ha visto, diciamo, tutta la popolazione, tutto il popolo italiano interessato. Anche noi, il primo Bersaglieri, siamo stati interessati a questa esigenza. L'argomento di questa puntata è il sequestro di Aldo Moro. Bisogna fare un po' di introduzione all'argomento, un'introduzione giornalistica o storico della questione. E precisamente i fatti avvennero il 16 marzo del 1978. Un nuovo governo, allora guidato da Giulio Andreotti, si presentava in Parlamento per chiedere la fiducia alle Camere. Quella mattina l'auto che trasportava il senatore Aldo Moro dalla sua abitazione al Parlamento fu intercettata e bloccata in via Fani a Roma da un nucleo armato delle Brigate Rosse. 5 brigatisti travestiti con tuta del personale civile dell'aviazione leggera, dell'aviazione civile, dopo una breve ed intensa sparatoria, uccisero la scorta formata da 2 carabinieri e 3 poliziotti e rapirono Aldo Moro. Questo successe di mattina. Noi ufficiali e sottufficiali in servizio quel giorno apprendemmo la notizia del rapimento con il telegiornale delle 13. Ci fu un momentaneo e collettivo sbigottimento. La notizia era deflagrante. Restammo in caserma in attesa di ordine. La notte passò senza notizia. La mattina del 17 il governo in carica, perché nel frattempo fu approvato, ebbe la fiducia, il governo in carica mandò il seguente messaggio, logicamente dal Ministero Difesa arrivò il messaggio, e dopo l'alzabandiera della mattina del 17, il comandante di battaglione, che era allora il tenente colonnello Domenico Gattuso, lesse il seguente messaggio: il governo italiano in carica, con l'appoggio esterno del Partito Comunista, ha disposto l'impiego dell'esercito in ordine pubblico. Questa fu la notizia di muoversi. Il 17 mattina, era un venerdì 17, non lo dimenticherò mai, venerdì 17, però in pratica ancora non sapevamo come saremmo stati impiegati. E mi ricordo, sì, ci preparammo, però aspettavamo ordine. La domenica mattina, il 19 marzo, San Giuseppe, il giorno del tuo onomastico, era anche la domenica delle Palme quell'anno, non me lo posso mai dimenticare. Io stavo a casa, allora comandavamo la compagnia, io la seconda e tu la terza. Io la terza. E stavo a casa, mi ricordo... ancora a letto, avevo deciso di andare in compagnia, perché allora anche la domenica si andava in compagnia. Una passeggiata si faceva. Ebbi una telefonata dal subalterno, mio vice comandante di compagnia, Carletto Cisbani, dice: signor capitano, venga in caserma, lavori il comandante. Vabbè, mi misi in uniforme ordinaria, era domenica, dico vabbè, si sarà da andare a messa come al solito. Andai in caserma e trovai la mia compagnia già vestita ed equipaggiata, in uniforme da combattimento, organizzata. Andai solo al comandante, il comandante dice: dobbiamo mandare 2 compagnie a Roma, perché dobbiamo prendere parte alla formazione dei posti di blocco che si decise di fare intorno a Roma per cercare di intercettare eventuali movimenti di questi che avevano i sequestratori. Allora non si sapevano chi erano ancora. Io mi ricordo che telefonai a casa a mia moglie, allora i telefonini non c'erano, e dissi: per così, preparatemi una borsa con un po' di biancheria, perché non sapevamo solamente che dovevamo andare a Roma, che la mando a prendere. Mi cambiai, grazie a Dio lì in caserma c'avevo l'uniforme da combattimento, mi cambiai e partimmo per Roma.
compagnia era non con tutto l'armamento da guerra, solamente armamento leggero. Avevamo le pistole, gli ufficiali e i falli, i fucili. O il Garand, adesso i fuciloni, insomma. Comunque, a seconda, armamento leggero. Mi ricordo, partimmo in due compagnie. Due compagnie di formazione. Sì, erano compagnie di formazione, perché in pratica tutto il battaglione fu quasi impegnato. Fummo alloggiati nella caserma della scuola di igiene alla Cecchignola, sì. Però ancora non sapevamo che cosa dovevamo fare. Quel pomeriggio ci fu un briefing al comando regione e poi ci arrivarono gli ordini. Io mi ricordo, con la mia compagnia dovevo concorrere alla formazione di 4 posti di blocco, una a Belletri, l'altro a Lanuvio, l'altro ad Artena e l'altro a Valmontone. L'impiego qual era? In pratica il posto di blocco era presenziato dalle forze dai carabinieri o dalla polizia. Però noi dovevamo organizzare intorno a quest'area la difesa la protezione dei carabinieri e delle forze di polizia. E qui incominciarono ad essere, non eravamo sinceramente pronti a questo genere di impiego, perché i nostri bersaglieri erano addestrati a fare tutte altre cose. A fare altre cose. E all'inizio ci fu un po' di incomprensione fra noi e le forze dell'ordine, perché noi la vedevamo in un modo, le forze dell'ordine logicamente la vedevano in un altro. Alla fine divenì ad una linea di azione. E io mi ricordo, in pratica, che succedeva? Noi facevamo turni di 6 ore, erano 3 mute da 20 uomini l'una, 5 uomini per ogni posto di blocco. Si facevano turni di 6 ore, dicevo, erano 3 mute, in pratica facevano 6 ore di servizio e 12 di riposo, e poi ruotavano ancora. Il problema era anche quello di organizzare da mangiare per questi soldati, saltavano le ore. E non ricordo, il comandante di compagnia poi doveva girare, è stato un periodo terribile. Io mi ricordo benissimo il giorno di Pasquetta, il 27 maggio, perché il giorno tutta Pasqua. Era il 26, era Pasqua, il 27, mi ricordo, noi che portavamo questi ragazzi sul terreno a fare questo tipo di attività, e c'erano i giganti. Quelli che facevano la Pasquetta. È stata un'esperienza veramente terribile, faticosissima, tanto è vero che dopo un po' di tempo, grazie a Dio, cominciavano a mandarci dei cambi per farci riposare, perché realmente fu un impegno gravoso. Durò parecchio. Io comunque mi ricordo un episodio un po' particolare. Inizialmente non fu così, perché sul giornale uscì pure questa notizia che alcuni posti di blocco avevano fatto intervenire pure i soldati nel controllo delle persone. E logicamente, avendo il fucile come dotazione, sono saliti su un pullman a controllare questo fucile imbracciato a tracolla. E le persone, i passeggeri, sono un po' impressionati a vedere questo soldato con questo fucilone in mezzo lì alla cosa, ai corridoi. E allora a questo punto quegli armati di fucile furono messi un po' da parte e venivano solo quegli armati di pistola, quelli, perché sto fucilone poteva... Ma in genere, almeno per quanto mi riguarda, ecco, personalmente, e in questi posti blocchi, quelli che fermavano le macchine e chiedevano documenti e parlavano con erano quelli delle forze dell'ordine, mentre i bersaglieri erano appostati, avevamo fatto delle postazioni proprio con i sacchetti a terra. Come posto osservazione allarme. Con i sacchetti a terra, erano appostati e pronti ad intervenire nel caso in cui ci fosse stato bisogno dell'intervento. È stata, ripeto, un'esperienza dura, faticosa, terribile, e alla fine poi si è risolta. Comunque le due compagnie che rimasero, i restanti bersaglieri che rimasero in caserma, dopo 15 giorni vennero in sostituzione dei primi che sono partiti immediatamente. Esatto. Se permetti, io direi una cosa, che tutto questo... questa operazione durò in effetti 55 giorni totale, perché
il cadavere di Aldo Moro fu trovato il 9 maggio in un bagagliaio di una Renault parcheggiata in via Caetani, vicino alle Botteghe Oscure, più o Sì, meno, tra l'Arco attraverso Argentina le e le vie delle Botteghe botteghe Oscure. oscure. Perciò il servizio non fu una cosa leggera, fu una cosa gravosa in cui furono Molto. impegnati parecchi militari. Logicamente non c'eravamo solo noi a No, fare no, questi no, posti, no, c'erano i granatieri, c'era la compagnia Genio, perché mi ricordo la Civitavecchia, sì, pure partì anche la la compagnia compagnia Genio con Genio, i la poi suoi a Roma ingegneri a a Roma la organizzare queste Fidebarca, cose. molto bello, no? Ma insomma, a sto livello sì, Logicamente noi abbiamo parlato della nostra esperienza. in tutta questa operazione furono costituiti 6.296 posti di blocco, perciò l'operazione fu una grossa operazione a cui la cittadinanza, i cittadini italiani parteciparono, non diciamo volentieri, ma accettarono Comunque di buon grado l'intervento dell'esercito perché i fatti che avevano preceduto questo rapimento erano veramente brutti, cioè, possiamo definire i famosi anni di piombo, si chiamarono quelli che dal 70 in poi hanno funestato le città italiane. Perciò noi che non eravamo abituati a questo tipo di operazioni rimanemmo scioccati inizialmente, poi abbiamo organizzato il tutto l'apparato e alla fine, dopo 55 giorni, fummo smobilitati. Mobilitati purtroppo perché l'esigenza non c'era più, dico purtroppo perché, ecco, come hai detto tu, Finì male. finì molto male. Ecco, questa è una dei tanti interventi che abbiamo fatto e che ci hanno inserito a buon titolo nel tessuto sociale, sia cittadino che nazionale. Anche questa Puntata. puntata credo che sia terminata. Gigi Romano E Peppe Di Guida vi vi danno la salutano. buonasera.